È la nona a vincere il 56esimo Palio delle Contrade di Allumiere. La Contrada La Bianca invece si aggiudica il trofeo per la miglior performance sbandieratori e il Ghetto quello per la miglior sfilata costumi. È una soddisfazione bellissima, il sogno che si corona dopo aver preso Mario, che per noi è il miglior fantino. Ci davano tutti per spacciati, la contrada favorita era un'altra, però abbiamo vinto noi. Le prime due batterie ci hanno visto chiudere in testa la classifica a 18 punti, eravamo 4 punti sopra sia la contrada La Bianca che la contrada Sant'Antonio, bastava arrivare o avanti a loro o una posizione indietro, andava bene comunque. È andata bene così e abbiamo vinto noi. Questo è il coronamento di 7 anni di lavoro, con il Covid 9 anni di lavoro, quindi è un lavoro lungo, però ce l'abbiamo fatta e siamo felicissimi. Nel primo anno che sta contrada, una contrada bellissima, mi ha dato questa opportunità, fiducia e ci ha creduto insieme a me. Sapevo che era stato un palio difficile quello di oggi, che se vinciamo quei punti e ho cercato di fare quello. Ci è riuscito al meglio possibile, una grande soddisfazione. Contentissimo il sindaco per il successo ottenuto, vista la grandissima affluenza di spettatori mai accaduta nella storia del Palio. Io ho detto che sarebbe stata la piazza più importante d'Italia in questa giornata, in questo 21 agosto, e credo che abbiamo raggiunto questo obiettivo perché c'era un'enormità di presenze, ovviamente tanta gente di Allumiere, tanta gente del territorio, tanta gente da fuori, abbiamo visto veramente tanta gente incuriosita. Ho ricevuto complimenti e apprezzamenti veramente da parte di tutti, c'erano presenze istituzionali, presenze del mondo professionale, del mondo imprenditoriale, che hanno vissuto una giornata veramente straordinaria, perché il Palio oggi è stato un qualcosa che ha toccato veramente tutte le corde di tutti. Io credo che avere veramente una kermesse di questo tipo per Allumiere sia un momento di grande vitalità, di grande dinamismo, di grande cultura dell'appartenenza, ma sia veramente un momento in cui possiamo mettere in mostra un aspetto straordinario che è la nostra comunità, la capacità di aggregare, la capacità di rendere l'appartenenza un motivo di vita e soprattutto di fare del Palio un unicum che nessuno ha.